2500 comunque. Non so. Siamo fanete.
Eccola qua, Emilia Covello. Si sta togliendo il casco, appena arrivata da un'esperienza totalmente nuova per lei. Parliamo della Smart elettrica. È ovvio che tu capirai che tutti vogliono sapere le tue impressioni di questa nuova macchina per te. Senza cambio, ma è diretta, immediata. Sì, però... Il motore termico. Si è cresciuto tre motori. Non si sente quell'odore. Esattamente. Bene, comunque è un'esperienza positiva, sì, che metterai nel tuo curriculum. Sicuramente. Cosa vuoi dirci di questa gara? Anzi, oggi io qui non dovevo esserci, perché purtroppo dovevo mancare mia nonna, però l'ho fatto solo per lei. Mi hai fatto venire la pelle d'oca. Ci vediamo alla prossima gara, grazie mille. Vorrei dire vicino a me il responsabile della Smart Cup, Andrea Sellani, è andato via. Matteo Longo, arriva. Intanto ci sono i piloti ufficiali della Smart Cup, quindi incominciamo questa premiazione semi-ufficiale con le auto elettriche, quindi i tre piloti della Smart Cup. Potete venire, Riccardo Longo, Emilia Covello, Michela Puntadieri. Allora, grazie ragazzi per essere stati qui ad Altomonte. Le auto elettriche è stata una novità non solo per Altomonte, ma a livello nazionale. Io vi posso garantire che il presidente della commissione Svalon, con il quale ci siamo interfacciati in questi giorni, è stato contentissimo della nostra iniziativa. Siamo riusciti a portare le auto elettriche su strada, che non è una cosa facile. Spero che vi siete divertiti. Vi cedo la parola per sapere, soprattutto a te Riccardo, dalla pista alla strada come ci si sente a correre non più in autodromo ma su strada. Devo dire che è stata un'esperienza un po' emozionante, le sensazioni sono diverse, lo stile di piede è diverso e le prove sono diverse, però è stato molto emozionante, la parola è emozionante. Ok, Emilia non vuole parlare. Okay. Emilia ci dirà, vieni, ci dirà la differenza di spinta tra il motore termico e il motore elettrico. Qual è la differenza? A parte che sappiamo che ti piace il motore termico, però vogliamo sapere da te la sensazione di spinta del motore elettrico in velocità, quale più di là? Non c'è nulla da aggiungere. È una botta proprio, non c'è bisogno che si salga in giri. Ecco bene. Arrivare ad un secondo dal campione italiano, penso che mi sono divertita abbastanza. Perfetto, ripasso la parola a Massimo. Ok, intanto visto che è arrivato qui è in prima fila che fa le foto Matteo Longo, oltre ad essere il papà di Riccardo, mi è stato molto vicino in questi giorni per portare le auto elettriche qui ad Altomonte. Per ringraziarlo davanti qui vicino a me e gli cedo anche la parola, perché sicuramente per lui sarà stata un'esperienza anche lui diversa rispetto alle piste. Dalle piste è ritornato su strada, perché io Matteo l'ho conosciuto come pilota di salita e ci siamo ritrovati in questo mondo delle smart elettriche. Prego, la parola a te Matteo. Grazie a tutti, grazie anche a Nina che sono riusciti a portarci di nuovo in gara in salita. Noi siamo purtroppo i ragazzi corrono in pista e le gare in salita le avevamo abbandonate. Con grande gioia ho rincontrato tutti gli amici delle corse degli anni 90, e fantastica l'organizzazione, fantastica la location, è stato un piacere per noi partecipare
anche perché il ragazzo del campionato italiano rappresenta la Calabria sia come sponsor sia come, come cittadino della Calabria. Grazie a tutti per aver partecipato, vi ripasso Massimo, grazie. Ok, grazie, con voi ci vediamo alla premiazione ufficiale, ci vediamo dopo. Sul podio, direttamente scendendo dalla vettura e venendo a ritirare la coppa sul podio, seconda classificata alla prima uscita nella vettura elettrica, Emilia Covello, scuderia Cosenza Corse. Un grosso applauso per Emilia Covello, una lady al volante, sempre presente nelle nostre manifestazioni, un grazie di cuore perché questa gara l'ha fortemente voluta. Sappiamo che in questi giorni purtroppo ha avuto un lutto in famiglia e penso che questa coppa te la meriti tutta. Un applauso. Primo classificato della categoria Smart E-Cup, Riccardo Longo, campione italiano in carica della Smart E-Cup. L'ultimo in pista è tenuto all'Alto Monte, ha corso su strada e ha vinto pure su strada. Bravo Riccardo, complimenti ancora. Bravo. Questo è un omaggio del comune di Alto Monte.